Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di un manga, ovvero Record of Ragnarok, che però poi in giapponese in realtà si intitola Shumatsu no Valkyrie, che sarebbe Valkyrie della fine, tipo, ma vabbè, chi se ne. Comunque, manga presentato da Star Comics nel solito formato brossurato con sovracopertina. Ogni numero costa 5,90€ e sì, se ve lo state chiedendo, è floscettino. Come piace a Kuro, e anche a me sinceramente, vedete, si apre molto bene, senza nessun particolare problema, e non si rovina soprattutto, top. Ora, però, partiamo dalle origini. Il manga è scritto da Shinya Umemura e Takumi Fukui, che in teoria si occupa degli storyboard, ed è disegnato da Azichika. I primi due hanno già realizzato dei manga loro. Umemura ha scritto Tensho no Ryoma e altre cose. Fukui, invece, i manga Cerberus e Mukade, tutte cose credo inedite nel nostro paese, mentre il nostro Azichika è qui al suo esordio, presumo. Il manga in Giappone è pubblicato sul mensile Seinen, sì, è un battle seinen, Monthly Comic Zenon, edito da Quamix, che è fondamentalmente un'etichetta di Tokuma Shoten, tipo, è iniziato a novembre 2017 e al momento sono usciti 8 volumetti in Giappone, l'ultimo appena uscito a settembre. La serializzazione è ancora in corso, in teoria, e già che ci siamo, Cover Gallery, che mi pare vi piaccia. Ma tornando a noi, di cosa parla Record of Ragnarok? Come potete immaginare, se avete un minimo di conoscenza di mitologia norrena, una battaglia finale per gli dei, che non è proprio così in realtà, perché ovviamente come in quasi tutti i manga giapponesi, la mitologia occidentale viene presa, messa nel frullatore e usata un po' a caso. Ora, all'interno del manga vedremo tutte le divinità dei pantheon di tutto il mondo, tipo, riunite in una sorta di mega concilio a decidere del destino del genere umano. Siccome le divinità non sono simpatiche e il genere umano fa anche un po' cagare, non si può dargli torto, prenderanno la decisione di distruggerlo e ricominciare da capo con un'altra specie, tipo. Ma a mettersi in mezzo le Valchirie, che... Boh, sì, sono fondamentalmente le valchirie vere e proprie, ovvero quelle che prendono gli spiriti dei guerrieri e li portano nel Valhalla, ma che qui hanno anche un compito che non ho capito, e che possono scegliere di indire il Ragnarok, ovvero una battaglia fra gli dei e gli umani per il destino degli umani, tipo. Quindi, sotto la guida di Brunilde, che è questa tipa qua, la più vecchia delle valchirie, verranno scelti 13 umani pescati in giro per la storia, per farli scontrare contro 13 divinità, e ora come possano farcela non è ben chiaro, ma lo diventerà leggendo il manga. Giusto per invogliarvi un po', vi faccio i nomi sia delle divinità che degli umani, non si sanno ancora gli abbinamenti, perché questo sarebbe un po' spoiler. Allora, dal punto di vista delle divinità, sicuramente li conoscete bene o male quasi tutti, perché abbiamo Zeus, Loki, Apollo, Poseidone, Eracle, Thor, Anubi, Odino, Belzebù, e Shiva, e un po' più collegati al Giappone, Bishamonten, che non mi ricordo esattamente quale divinità sia, Susanoo Mikoto, e poi un misterioso Shakyamuni, che non ho idea di chi sia. Gli umani invece si dividono un po', fra personaggi super famosi a livello mondiale e altri decisamente più vicini al mondo asiatico. Abbiamo infatti Kineshi Wang, Leonida, quello di 300, Nikola Tesla, che non lo metterei esattamente come un grande combattente, Kojiro Sasaki, che non so, Jack lo Squartatore, Adamo, il primo, Raiden Timon, boh, Soji Okita, boh, Grigori Rasputin, ok, Nostradamus, Lubu Fengxiang, Simo Ayaha e Kitoshi Sakata. Ora, essendo un fumetto giapponese, ovviamente si sono scelti molti più personaggi umani di quel lato del mondo, che sinceramente mi dicono ben poco, però immagino sarà interessante vederli scontrare con creature divine. Ora, già in questo primo numero vedremo Lubu Fengshan, uno dei generali presenti nelle Cronache dei Tre Regni, uno dei testi storici più famosi della Cina, scontrarsi contro Thor e il suo martello Mjolnir. E vabbè, scontro che pare impari, ma Lubu sembra essere tipo l'umano più potente mai esistito sulla Terra, il guerriero più incredibile in assoluto, e vabbè.
In ogni caso, diciamolo, fin qui sembra anche un manga decisamente interessante, trama relativamente originale e probabilmente proprio per questo è una di quelle cose super attese in rete, perché i nostri amichetti illegali che si leggono le scan lo hanno adorato. E beh, questo mi fa riflettere sulla effettiva capacità di giudizio di chi legge le scan. Ma partiamo per bene. Storia, sì, carina. Idea originale, un gran polpettone. Ma sinceramente uno dei primi volumi meno interessanti che ho letto di recente. Ora, con una storia del genere, secondo me poteva essere gestito molto 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 meglio, nel senso che in questo volume non è che avvenga poi tutta questa roba. Se i prossimi volumi saranno identici a questi, fondamentalmente le cose funzionano così. Arrivano i due combattenti sul campo di battaglia, una sorta di arena, e poi ci viene raccontata fondamentalmente la loro storia in un breve sunto. Dopodiché li vedremo un po' combattere, anche se oggettivamente in questo numero non è che combattano poi molto. Si scambiano giusto un paio di colpi, giusto per far vedere quanto sono fichi. Ma quindi perché lo trovo decisamente deludente? La prima cosa è uno dei motivi per cui sembra più osannato, ovvero i disegni. I disegni di questo manga sono oggettivamente orribili. Il nostro Azuchika è uno di quei disegnatori che riesce a fare delle tavole molto molto incisive, ma anche delle copertine molto molto incisive. Il problema è quando guardi il manga nella sua interezza e guardi tutte le tavole. Anche le tavole, che sono apparentemente fighe, se osservate con un po' di attenzione, fanno capire la totale incapacità nel disegnare la figura umana, le proporzioni e soprattutto il mantenere un certo equilibrio all'interno delle tavole. Fondamentalmente Azuchika non ha uno stile suo. Visi, proporzioni, corpi cambiano proprio stile da una pagina all'altra. L'unica cosa in comune è la totale mancanza di anatomie corrette. Non sa disegnare i piedi, non sa disegnare i muscoli, non sa disegnare praticamente nulla e sembra, sinceramente, appiccicare sulle tavole immagini provenienti da altri mondi con stili a caso. Fra l'altro, quando leggerete le origini di Thor, vi renderete conto che fondamentalmente Thor viveva nel mondo dell'attacco dei giganti. Asgard è una città circondata da un altissimo muro che viene attaccata dai giganti del gelo, che sono dei tizi nudi enormi che mangiano le persone. E che se una volta attaccavano da soli, all'improvviso attaccano tutti insieme, sfondano le mura e penetrano nella città. Ora, secondo me era una citazione, perché non ci credo che questa cosa sia stata fatta a caso. Però, e quando dico che non sa disegnare intendo tavole come questa e tante altre comunque. Poi sicuramente all'interno del manga ci sono tavole d'effetto, ma almeno in questo primo numero non c'è niente che mi colpisca davvero. Poi sì, lo so che gli amici lettori di scan se lo sono già letto tutto e quindi mi potranno dire quanto diventerà bellissimo e come l'evoluzione grafica sarà incredibile. Va anche detto che però ho guardato anche tavole dei numeri successivi su Amazon Giappone e almeno le prime pagine dei vari volumi non è che siano così entusiasmanti. Quindi, un manga assolutamente da buttare? Probabilmente sì, dal punto di vista qualitativo. Ma è un manga che sicuramente andrò avanti a comprare perché i battle di questo genere sinceramente mi divertono. Quindi può essere che diventerà molto divertente e questo lo ammetto tranquillamente. D'altronde uno dei miei fumetti al momento preferiti è Kengan Ashura, che non è perfetto né dal punto di vista grafico né tantomeno dal punto di vista dei testi, ma che sinceramente mi strappa un sacco di divertimento ogni volta che lo leggo. Spero sinceramente che nel prossimo volume, quando effettivamente arriveremo al sodo, spero le cose si facciano un po' più interessanti. Ma dovendo dare un giudizio su questo primo volume, è una bocciatura quasi completa. Gli scontri, per il poco che si vede, non sono particolarmente interessanti. I disegni sono decisamente a un livello base, anche se, per carità, il disegnatore ci mette del suo, nel senso che sono complicati i disegni, cerca di fare delle cose decenti e per una volta sa disegnare i cavalli. È una cosa strana e che devo dire apprezzabile. Il problema è che ci sono tavole decenti e ci sono tante altre tavole che sono oggettivamente inguardabili. Quindi direi che con questo fondamentalmente è tutto. Ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti tutti insieme, un canale Telegram in cui vi mando una notifica ogni volta che vado online, esce un video o comunque potete trovarmi da qualche parte. Trovate il link in descrizione insieme alla mia pagina Instagram e al mio canale sul sito Viola in cui faccio live più o meno tutti i giorni intorno alle 18, ma tenete d'occhio sia Instagram che il canale Telegram per sapere eventuali live extra. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video. Thank you.